scherzando, ma ho già detto quello che è la realtà, insomma, sono gli ultimi nuovi arrivati, ultimi ma probabilmente non ultimi, e quindi sono qua per controllare che oltre che far bene sul campo si presentino bene a voi, insomma lo hanno già fatto nella partita di Milano, adesso ci attendiamo da loro come da tutti gli altri che possano dare un contributo importante per fare una seconda parte di campionato di alto livello, inteso di alto livello come prestazione di squadra, come soddisfazioni ai tifosi e come così, conferma di quanto pensa la società sia di loro che della squadra che stiamo creando. E quindi adesso ve li affido a voi. Facciamo fare prima una breve presentazione personale, partiamo da, in ordine di arrivo da parte mia. Prego. Buongiorno a tutti, vengo dal Verona e l'anno scorso sono venuto su in A e sono qua per cercare di portare lo Spezia nella massima serie come ho fatto l'anno scorso con l'Hellas. Giusto parlare chiaro, no? Ha vanificato mesi e mesi di lavoro. Buongiorno a tutti, io invece vengo dal Livorno e sono contento di arrivare in questa società dove c'è tanto entusiasmo sia da parte dei tifosi che della stessa società che sta dimostrando quei fatti, quindi arrivo qui con molta umiltà cercando di dare il mio contributo sia alla squadra che all'allenatore. Beh, noi cercheremo sicuramente di dare il massimo perché con una tifoseria del genere è il minimo comunque dare il massimo in campo, cercare di ottenere risultati e comunque rendere felice la città perché lo merito. Io volevo dire che innanzitutto che all'esordio con la maglia dello Spezia in Coppa Italia contro il Milan mi è venuto la pelle d'oca quando sono uscito a fare il riscaldamento con quella cornice di pubblico. Si sa, Spezia è una piazza calda dove la gente cerca il massimo. Noi scendiamo in campo ogni sabato cercando di dare il massimo e di ottenere il massimo in ogni partita. Quindi questa è la promessa che soprattutto da parte mia posso fare. Allora, Enrico Lanza di Torre Liguria Sud. Partiamo da te, visto che stavi parlando adesso. Sei un giocatore, diciamo che ti stai adattando a diversi ruoli, no? Il fatto che io ho visto a Livorno fare addirittura il terzino, l'ala, il centrocampista centrale, insomma tante cose hai fatto nel Livorno. Quindi la tua duttilità è importante per un allenatore. Sì, negli ultimi anni ho giocato in più ruoli e con diversi moduli, ma a me uno vale l'altro. Il mio obiettivo è quello di scendere in campo e dare tutto per la squadra e a fine partita di uscire con la maglia sudata. È sempre stato la mia forza questa, la voglia e la fame di cercare di arrivare a ottenere qualcosa di importante. Se oggi sono venuto qui a Spezia spero di dimostrare sia alla società che al pubblico che le mie caratteristiche. Quindi sono pronto già da oggi a mettermi in gioco qui a Spezia. Ecco, al di là però di questa tua duttilità, dove preferisci giocare? Negli ultimi anni ho sempre giocato da esterno, quindi anzi, sono un esterno, però ho anche giocato in un centrocampo sia a 3 che a 2 che mi piace, quindi non faccio tutta questa differenza. Soprattutto in base alle richieste che cerca l'allenatore durante la settimana, io cerco di dare il mio meglio poi il sabato. Ok, vediamo. Da parte tua invece va bene il ruolo, insomma, direi che c'è pochi discorsi. Al massimo sono riuscito a fare, ho fatto qualche partita a terzino, ma più che altro in emergenza. Sì.
di squadra, sono il mio ruolo difensore centrale. Preferisci insomma giocarli in mezzo? Sì, anche per caratteristiche mi viene meglio giocare esterno, centrale, però anche terzino è capitato di farlo. Ecco, il fatto di aver già avuto mister nell'esperienza con Under 21, ovviamente è stato un motivo in più per farti venire qua? Ma sicuramente il fatto che c'è il mister qua è una cosa che mi ha portato a venire più volentieri qua, anche comunque indipendentemente da lui. Cioè, venire a Spezia è stato un piacere, perché comunque è una squadra importante per la Serie B, che punta comunque a obiettivi importanti, con una piazza, con un tifo importante. Cioè, venire qua sicuramente, col fatto che c'è il mister, sono venuto ancora più volentieri, perché con lui mi trovo molto bene, mi piace il gioco che fa lui e perciò sono venuto qua molto volentieri. Interessante e portata avanti anche quest'estate, poi è stata, purtroppo quest'estate non siamo riusciti a definirla fino in fondo, quindi quell'idea che era rimasta lì, abbiamo provato a riproporla, e visto e considerato che anche per il mister un giocatore era una sua prima scelta, per conoscenze, per trascorsi passati, ci abbiamo riprovato, appunto, essendo un'ottima idea comune. Poi la differenza è che questa volta ce l'abbiamo fatta anche grazie alla sua volontà, che non è da dimenticare, perché comunque anche la sua scelta è stata una scelta importante. Il momento in cui il cuore è andato via sulla rivolta, è stato quello? Sì, con l'esonero di mister Nicola diciamo che si sono aperte le porte qui per lo Spezia, anche se con sia col direttore che col mister avevo dato l'ok per venire qui a gennaio, perché è un progetto importante, un progetto ambizioso dove c'è tanto entusiasmo qui da un po' di anni, e il mio obiettivo era quello di scendere per cercare poi di fare la differenza in questa categoria con la squadra e con la società per tornare a livelli importanti. Guarda, io ho fatto questi 6 mesi in A, e ti dico che la differenza la fa la qualità nelle squadre. La B è un campionato che conosco meglio, questo forse è il 7° anno, se non sbaglio, che faccio il campionato di B. Anche la classica partita che ti sembra facile ti può complicare la vita, ti può rovinare dei programmi che fai durante la settimana, quindi la B bisogna pedalare, avere più fame, più cattiveria degli avversari se vuoi ottenere qualcosa di importante a fine stagione. Io confronto lui, sono un novello in entrambe, perché alla fine ho fatto 6 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra, però sicuramente in A c'è molta più qualità, ti permettono di fare meno errori, se fai un errore lo paghi quasi sicuramente. In B hai qualche possibilità in più, però cioè, ogni partita, anche la più semplice, poi può rivelare molte sorprese, perciò non si può prendere niente sotto gamba, perché anche se sei davanti e vai a giocare con l'ultima rischi di andare a perdere punti. Sicuramente ogni campionato e ogni partita ha storia a sé. L'anno scorso c'era il terzetto davanti che andava forte, sia in casa che fuori casa faceva punti. Quindi fino alla fine, anzi sembrava che anche i playoff stavano saltando, poi ci sono stati. Però quest'anno
vedo che è un campionato molto equilibrato, anche lo stesso Palermo che doveva stracciare il campionato ha avuto i suoi problemi. Come ho detto prima, il campionato di Invese, ogni partita uno scende e essere pronto a battagliare è dura. Quindi io che un po' lo conosco posso dire che se su ogni partita, su ogni allenamento che facciamo durante la settimana dobbiamo essere pronti a battagliare. È un campionato diverso dall'anno scorso e quest'anno se fai un filotto di 3-4 partite, di 3-4 vittorie sei là, come se fai 3-4 sconfitte ti trovi nelle zone basse, perciò devi trovare, si deve trovare la giusta continuità e riuscire a rimanere nelle zone alte a fine anno. Ma ha detto dell'ambiente, non ho parlato tantissimo, ma anche Bordino mi ha parlato molto che i tifosi qua sono molto carichi e ti danno una spinta in più.